Rimaniamo a Firenze per parlare, scusate, andiamo a Siena per parlare di un progetto che ha visto in prima linea Estra, che ha coinvolto anche l'Università e l'Accademia dei Fisiocritici. Parliamo del progetto La biodiversità vegetale della Piana di Rosia. Sentiamo. La biodiversità vegetale della Piana di Rosia è il progetto di ricerca che mette insieme a Siena l'Accademia dei Fisiocritici, l'Università e la Società Energetica Estra. Commissionato dall'istituzione scientifica ad un giovane ricercatore, Gianmaria Bonari, sotto la supervisione del fisiocritico, professoressa Claudia Angiolini. Il progetto, presentato nei giorni scorsi a Siena, punta a studiare la biodiversità di piante vascolari della Piana di Rosia, un'area dove l'intervento umano ha notevolmente cambiato nei secoli il territorio, trasformando in area agricola un'estesa zona umida. Recenti indagini hanno evidenziato come nelle aree umide residuali del padule di Rosia siano presenti specie igrofile, cioè che vivono in terreni umidi, rare a livello regionale ma anche nazionale. Sì, Estra è sensibile, diciamo, a tutte le tematiche, diciamo così, naturalistiche a difesa dell'ambiente e per difendere bene l'ambiente occorre avere anche una memoria profonda di ciò che è accaduto nelle ere che ci hanno, come dire, preceduto. L'Accademia dei Fisiocritici è un gioiello di questa città, di questa regione, e ci è sembrato, come dire, assolutamente in linea con le caratteristiche, con le idee, con i progetti che coltiva Estra, di correttezza, di lealtà verso i propri clienti e così via, sostenere, come dire, in piccola parte, con uno sforzo da parte nostra, diciamo, tutte queste iniziative. Durante le indagini preliminari, i ricercatori hanno riscontrato elementi di grande interesse, come la stregona palustre, che non si trovava nella provincia di Siena da decenni, ma anche la specie protetta delle orchidacee, oppure specie non tipiche del territorio. Queste indagini sono state fatte già negli anni 80 dal professor Arrigoni, sono indagini assolutamente non esaustive e quindi riteniamo che indagini più approfondite possano permettere di vedere come ancora in queste aree residuali, pur immerse in una matrice fortemente antropizzata e agricola, si possano conservare dei tesori vegetali molto interessanti.